Oggi vi racconto un episodio appartenente alla mia fase da fangirl. Spero di non essere stata l'unica ad avere questa fase perché è durata qualche annetto. Comunque, tutto è iniziato quando ho visto un film, che penso molti di voi abbiano visto, ovvero Shadowhunters, e mi sono totalmente innamorata del protagonista, sia dell'attore che del personaggio. Infatti, dopo aver visto il film, ho anche letto tutti i libri della saga, tipo in un mese, e solo il settimo o il sesto, non mi ricordo quale fosse l'ultimo, era di 700 pagine. E già all'epoca era abbastanza famoso, nel senso che ha interpretato Tom Riddle da giovane, ha fatto uno dei Volturi, il protagonista in Shadowhunters, però non famoso come oggi. Dopo essersi lasciato con Lily Collins, perché nel caso in cui non lo sapeste sono stati insieme tantissimo, era la super ship, anche perché lei aveva interpretato invece Clary, che era la fidanzata del personaggio che interpretava anche nel film, quindi c'era questa super ship, ha deciso di darsi alla musica. Purtroppo faceva musica metal insieme ad un gruppo che si chiamava i Counterfeit, però io ero totalmente innamorata di lui e dovevo assolutamente vederlo. Così ho convinto i miei a portarmi a uno dei loro concerti e, oltre ad averlo visto, ho anche ottenuto un suo autografo, che ho anche adesso. Questa, tra l'altro, è una foto che io gli avevo fatto personalmente al concerto. Cioè, quanto è bello! Fatto sta che ovviamente poi è finita la mia fase da fangirl e quindi non l'ho mai più visto, l'avevo anche smesso di seguire. Ultimamente, guardando una serie TV molto conosciuta, ho scoperto che ha ottenuto una parte principale all'interno di questa serie. Quando me lo sono rivisto davanti ero tipo, no vabbè, scioccata. E niente, mi sono sentita molto proud di averlo scoperto un sacco di anni fa. Fatemi sapere se anche voi lo conoscevate e se avevate una fissa per lui oppure per chi avevate una fissa. Io vi aspetto su Instagram e se volete che continui questa rubrica fatemi delle domande.